Bentornati, ben ritrovati amici radioascoltatori sulle frequenze di Radio Roma Capitale, questo spazio dedicato a voi professionisti del settore medico medicina Regione Lazio. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Fiamma Ferraro Corsi Buteico. Ciao, benvenuta, eccoci qui. Grazie, grazie mille dell'invito e saluto anche i radioascoltatori. Li salutiamo tutti, grazie a te per aver accettato di essere nostro ospite, innanzitutto Fiamma, e benvenuta, anzi bentornata in radio, perché ormai sei un po' una veterana. Sono di casa. Sì, esattamente. Sì. Ecco, come si svolge il tuo lavoro? Partiamo, facciamo una piccola panoramica, spieghiamo ai nostri radioascoltatori di che cosa ti occupi. Io mi sono laureata in medicina all'estero e successivamente in Italia ho completato la formazione specifica in medicina generale, che sarebbe la medicina di base. Ho anche approfondito tutta una serie di altre tematiche, ho fatto master universitari e quant'altro. In parole povere mi occupo di medicina integrata, che comprende tutta una serie, diciamo, di corsi che lavorano insieme. Ecco, quali sono questi corsi che proponi e soprattutto a chi si rivolgono? Allora, io mi occupo di un metodo di respirazione che ho introdotto in Italia. In antichità l'ho introdotto mia madre in Italia nei primi anni 2000, anzi fine del 1999, che si chiama il metodo buteico ed è un metodo rivolto a riequilibrare il respiro, oppure pattern respiratori completamente errati, perché devi sapere che molti di noi, la maggior parte di noi, iperventila, ovvero respira molto male, respira troppo. Iperventilare, la definizione è respirare troppo rispetto alle esigenze, e questo fa sì che i tessuti sono paradossalmente ipoossigenati. Quindi ecco, come si svolgono questi corsi e cosa vanno a insegnare effettivamente? I corsi vanno a insegnare come riequilibrare il proprio respiro, e spiego prima la parte teorica, che è fondamentale, perché se io mi sforzo troppo con gli esercizi respiratori posso andare a provocare reazioni non tanto gradite, ovvero reazioni paradossali, cioè che io scateno potenzialmente il sintomo che volevo trattare, perché il metodo è scientificamente provato per l'asma. Per cui, in parole povere, se io mi sforzo con gli esercizi rischio di scatenare un attacco d'asma. Chiaro. Ecco perché va fatto proprio, va ben tra virgolette dosato e va fatto su misura. E dal 2005 in poi ho molto rivoluzionato il metodo, nel senso che insisto su una personalizzazione. Ovviamente, è una progressione. Ogni corso e chiaramente ogni lezione, ogni metodo si adattano alla singola persona, agli singoli studenti, chiamiamoli così. Sì, esatto, sì. Il corso è focalizzato sullo studente o sugli studenti. Ok, benissimo. Sì. Ecco, volevo chiederti chi si rivolge a te prettamente? Adulti, anziani, adolescenti? Di tutti. Perché ci si può rivolgere a me sia per migliorare la propria prestazione atletica, sia perché, questo nella maggior parte dei casi, si è asmatici, persone che hanno già problemi di salute, oppure persone che lo vogliono fare per prevenire problemi di salute. Per cui, in parole povere, tutti, si adatta a tutti. Ecco perché deve essere personalizzato, perché non posso trattare una signora anziana che magari ha avuto un tumore come tratto, tra virgolette, un giovane atleta. Chiaro, assolutamente. Sì. E ecco, si svolgono quindi, cioè ogni lezione si svolge diversamente dalle altre? Sì, perché è personalizzata. Io metto da parte in agenda, se è un corso individuale, 4 ore per imparare, tra virgolette, ci può volere dalle 2 alle 3 alle 4 ore. Questo dipende dal soggetto. I corsi si possono fare o in un'unica seduta, oppure in più sedute, e adesso anche in videochiamata, per ovvi motivi. Beh, purtroppo. Certo, ci siamo un po' tutti reinventati in questa situazione pandemica. Temo di sì. Ecco, volevo chiederti quanto è importante ossigenare per bene i nostri tessuti e soprattutto respirare bene, nel vero senso della parola. L'ossigenazione è alla base di tutti i processi cellulari. In parole povere, l'ossigeno è il nostro carburante cellulare. Per cui la macchina, se non ha quantità ottimali
di carburante non può svolgere al meglio le proprie funzioni. Stessa identica cosa per i tessuti. L'ossigenazione è fondamentale. Il problema è che l'ossigeno non arriva direttamente ai tessuti come si vorrebbe o come si spererebbe. Ecco, dacci qualche consiglio. Come si potrebbe respirare meglio? Innanzitutto respirando esclusivamente con il naso, non solo in inspirazione, ma anche in espirazione. E quando si fa attività fisica si può respirare di più, ma sempre dal naso. Ok. Questo è un consiglio banale ma fondamentale, perché già in tempi di Covid, se ci si pensa, inspirando dal naso io inspiro meno particelle virali, inspirando dalla bocca ne inspiro tante. Ok, quindi sì, sicuramente partire dal naso e non focalizzarsi solo sulla bocca. Per quanto riguarda polmoni, diaframma, pancia, quali sono, ecco, quegli elementi che vanno a concentrarsi sul respiro? Allora, il diaframma è il muscolo della respirazione ed è il muscolo che dovrebbe essere utilizzato durante il normale respiro al riposo, mentre tutti questi altri muscoli possono essere utilizzati quando faccio attività fisica. Ma un respiro fisiologico è un respiro, tra virgolette, di pancia, ovvero diaframmatico. Ok, quindi chiaramente c'è uno studio, ecco, come dicevi tu, ci sono vari studi, varie lezioni appunto che vanno a mirare questo. Sì, esatto, il corso è focalizzato anche sull'insegnare come respirare esclusivamente con il diaframma. Benissimo, allora invito i nostri radioascoltatori a contattarti assolutamente. Se anche voi volete imparare a respirare meglio, potete farlo contattando il numero di telefono 345-624-8926 oppure recarvi direttamente presso la sede, lo studio in via Pio IX 156 a Roma, quindi in zona Vaticano, oppure a Carpi direttamente. Facebook, mettete un bel mi piace a Dottoressa Fiamma Ferraro, e poi YouTube, seguite il canale Dottoressa Fiamma Ferraro, che poi appunto mi dicevi che si può respirare alla respirazione, si può imparare la respirazione anche tramite YouTube, mi dicevi, quindi un fai da sì, te. Sì, tramite diciamo YouTube no, nel senso che internet è una grande arma a doppio taglio, e ci possono anche essere consigli errati. Esatto, beh, seguite chiaramente il canale YouTube della dottoressa Fiamma Ferraro per consigli utili e pratici soprattutto, e poi il sito web dottoressafiammaferraro.it. Fiamma, è stato davvero un piacere averti in nostra compagnia e ti auguro un buon proseguimento. Grazie mille a te e a tutti voi come sempre. Ringrazio anche voi amici radioascoltatori, noi torniamo tra poco.